Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questa mini bag, guardate, con i manici più lunghetti da portare a spalla, quindi si può portare sia a mano che a spalla, però potete realizzare i manici anche più leggermente più corti. Eh, è realizzata in fettuccia, io ho utilizzato una fettuccia che avevo già in casa che è di due colori e questo è l'effetto finale. Mi è stata richiesta da tantissime perché è una borsetta che eh, si utilizza ultimamente, eh, capiente il giusto per mettere il telefonino, un portamonete, le cuffiette perché sembra veramente piccola, però entrano le cose proprio giuste indispensabili. Quindi ideale per le vostre passeggiate e per le vostre uscite serali. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulle mie pagine Facebook, Instagram e TikTok e lì cercherò con delle storie e dei post di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti. Se il video vi piace, lasciatemi un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò questa fettuccia di due colori che avevo in casa. La lavorerò con uncinetto 6 e mezzo. Poi avrò bisogno di un paio di forbici e un marcapunti. Iniziamo la lavorazione prendendo fettuccia e uncinetto e facciamo il primo cappietto lo stringiamo per bene quindi questo non lo contiamo e ora ci lavoriamo 14 catenelle 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Aggiungiamo una catenella ed entriamo nel primo punto che abbiamo a disposizione cercando di prendere guardate della catenella le due asoline quindi entriamo così e facciamo la prima maglia bassa questo punto lo marchiamo E ora nelle altre catenelle lavoriamo per ogni catenella una maglia bassa fino ad arrivare alla fine. Entrati nell'ultima catenella, quindi nella quattordicesima, entriamo quindi la prima volta e poi facciamo altri due maglie basse quindi in tutto 3 maglie basse in una maglia e poi ritorniamo indietro guardate prendendo solo la solina lavorando la catenella con i due fili nella prima parte ci ritroviamo solo questa solina nella seconda quindi facciamo le maglie basse e ritorniamo all'inizio del lavoro arrivati nell'ultima solina che ci ritroviamo qui abbiamo il marcapunti della prima maglia entriamo lavoriamo altre due maglie basse quindi completiamo le tre maglie basse dell'angolo dopodiché Dobbiamo continuare a spirale, quindi non chiuderemo il giro. Il marcapunti ci serve per questo motivo, sfiliamo il marcapunti, entriamo direttamente nella prima maglia, che poi è la terza dell'angolo, e lavoriamo direttamente una maglia bassa rimarchiamo e ora da questo punto in poi mettendo ecco la lavorazione da questa parte dobbiamo lavorare per ogni giro una maglia bassa per ogni maglia che abbiamo a disposizione e ci dobbiamo rialzare fin, fin quando raggiungiamo l'altezza desiderata quindi lavoriamo una semplice maglia bassa per tutto il contorno quando arriviamo qua al marcapunti ecco poi sistemate così la lavorazione lo levate e poi lo rimettete quando avete lavorato la maglia quindi continuiamo e ci rivediamo quando raggiungiamo l'altezza arrivati a questo punto. Io qua ho il metro per prendere le misure, mi sono rialzata. Questa è la parte iniziale che abbiamo fatto insieme e poi io. Mi sono rialzata di 8 giri 1 2 3 4 5 6 7 e 8 la lavorazione a spirale se io giro levando la parte sempre iniziale devo avere sempre 8 1 2 3 4 5 6 7 8 perfetto ora vi do le misure in larghezza 20 centimetri e in lunghezza 14 centimetri quindi per la mini borsetta che ho pensato di realizzare le misure sono perfette quindi ora possiamo procedere per realizzare i manici qui sono arrivata nel punto precedente al marcapunti quindi taglio la fettuccia la sfilo e l'ultimo punto lo faremo lo creeremo quindi leviamo il marcapunti punti e salto la maglia marcata e vado nell'altra mi tiro la fettuccia all'interno così e creo praticamente l'ultimo punto rientro guardate in nel punto dove parte quindi quello l'ultimo lavorato prendo il filo prendendo due fili sotto quindi il filo che c'è in corrispondenza all'ultimo e dentro qui al centro mi tiro la fettuccia all'interno Mi tiro la fettuccia così e qui stringo e ho creato la solina. Ora questa fettuccia la nasconderemo fra le maglie. Quindi prenderemo un uncinetto più piccolo. Qui nella parte sotto entriamo in diverse maglie. Così. prendiamo la fettuccia la tiriamo e la facciamo passare in tutte queste maglie fino a nasconderla poi completamente così partiremo a calcolare le maglie per la realizzazione dei manici Dopo aver nascosto la fettuccia ho marcato le due estremità laterali e dovete avere le stesse maglie da una parte e dall'altra, quindi regolatevi se vi accorgerete che avete preso la misura esatta quando vi corrispondono le due parti. Dopodiché siamo pronti a marcare dove appunto vorrei far partire i manici. In questo caso questa è la parte estrema, conto 1, 2 e marco la seconda maglia. Qui la stessa cosa faccio da questa parte. Conto, questa è la maglia marcata, questa qua, conto 1. E marco la seconda che è questa potete anche inserire un pezzetto di filo la stessa cosa facciamo da questa parte 1 2 salto una e, e marco l'altra e dall'altra facendo sempre 1 2 e marco infatti la seconda quindi con una di differenza Ok, dopo aver marcato il tutto, guardate, siamo pronti a iniziare la lavorazione dei nostri manici. Possiamo togliere il marcapunti nella parte centrale dell'angolo sempre e iniziamo la lavorazione proprio dal punto precedente, quindi quello successivo al marcapunti laterale. Quindi entriamo prendiamo la fettuccia lasciamo un po di godina così poi la possiamo eh, appuntare quindi nascondere facciamo una catenella e iniziamo la lavorazione a maglie basse fino ad arrivare al marcapunti in questo caso i punti sono veramente pochi li facciamo insieme qui siamo arrivati al marca punti la codina della fettuccia guardate me la sto lavorando entriamo dove c'era il marca punti con maglia bassissima e iniziamo a fare delle catenelle per quanto lungo vogliamo il manico io in questo caso Vorrei fare una borsetta che si porti non solo a mano, ma anche a spalla, quindi farò un numero di catenelle maggiore eh, per, per renderla, diciamo, eh, più versatile come portata. Quindi le inizio a fare e vi farò sapere quante ne ho fatte per agganciarmi. Poi al marcapunti successivo. Ho lavorato 30 catenelle, ho fatto una piccola prova e quindi la borsetta la riesco a portare proprio a spalla sotto l'ascella, quindi non è lunghissima come portata. Quindi se la volete leggermente più lunga aggiungete le catenelle, però poi io vi consiglio di prendere le vostre misure. Se la volete invece a mano, a portare a mano, fate un manico più corto. Comunque 30 catenelle le mettiamo, guardate, prima di agganciarle tutte di un lato, quindi del lato dritto ed entriamo qui dove c'è il marcapunti, che è capitato che è nero e ci agganciamo con maglia bassissima. Quindi entriamo Così. e facciamo una maglia bassissima continuiamo la lavorazione fino ad arrivare all'altro marcapunti quindi la lavorazione sempre dell'angolo io già qui avevo tolto il marcapunti quello centrale così Arriviamo da questa parte, togliamo il marca punti, entriamo sempre con maglia bassissima, e qui rifacciamo la stessa cosa, facciamo 30 catenelle, e dopodiché, ci agganciamo con maglia bassissima all'altro all'ultimo marca punti arrivati qui. Entriamo nella prima catenella iniziale e ci chiudiamo con maglia bassissima, ci rialziamo con una catenella ed entriamo direttamente nel punto successivo facendo una maglia bassa nel punto seguente e ora qui ci ritroviamo la lavorazione del primo manico. Cosa facciamo? Prendiamo, la giriamo un pochino, guardate. E cerchiamo di prendere questi dobbiamo lavorare questi punti. Vi faccio vedere con un altro uncinetto, dobbiamo prendere, questa è la parte dritta, girandola queste asoline. Ok. Quindi entriamo nella prima che abbiamo a disposizione e ci lavoriamo direttamente una maglia bassa entriamo nella seconda e ci lavoriamo una maglia bassa quindi lavoriamo tutte queste maglie fino ad arrivare alla fine del manico una maglia bassa per ogni maglia fare un pochino ecco però ci riuscite tranquillamente poi in base alla fettuccia che utilizzate vi verrà più o meno facile ci vuole un pochino di pazienza questa che sto utilizzando io è abbastanza grossetta come fettuccia così Finita la lavorazione del manico, ci inseriamo non in questa maglia ma in questa facendo direttamente una maglia bassa come abbiamo fatto nella prima parte del manico, un'altra maglia bassa e ora qui ripetiamo la stessa cosa. Iniziamo sempre qui dove girando la nostra catenella prendendo queste asoline e ricominciamo la lavorazione fino ad arrivare alla fine quindi ripetiamo quello che abbiamo fatto per il primo manico anche per il secondo arrivati qui all'ultimo punto del manico qui ho la fine taglio la fettuccia la sfilo Entro, salto un punto, entro nel successivo, faccio passare il filo e lo rifaccio passare qui nell'ultimo punto, prendendo due soline nella parte centrale, così, creando l'ultimo punto. Questo filo ora lo facciamo passare qui nella parte del manico lo potete fare direttamente anche con il vostro uncinetto prendete più punti possibili vi tirate il filo dietro in questo caso la fettuccia Un così Facciamo passare già in alcuni punti e nella parte dietro in altri punti fino a nasconderlo completamente. Così, la nostra borsetta così è terminata. Sistemate i manici. L'effetto del manico è questo guardate catenella da una parte catenella dall'altra e i punti incastrati all'interno questo è l'effetto di questo punto che abbiamo fatto prendendo nella parte dietro della catenella il modellino e con i due manici separati guardate la fettuccia comunque la rende molto elastica quindi la potete indossare tranquillamente a spalla, però tenete conto che questa misura vi viene sotto l'ascella. Proprio per una borsetta per uscire, per per portarvi giusto l'indispensabile che sia il telefonino, le cuffiette e qualche accessorio. Entra anche perché non è proprio piccolissima. Entra anche un mini portafogli. Quindi potete utilizzarla per le vostre uscite, per le vostre passeggiate. È un modello comunque molto utilizzato in questi ultimi in questi ultimi tempi eh, ed è a me mi è stata richiesta, quindi eh, l'ho fatta con piacere e l'ho voluta appunto condividere con voi. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram, Passione Uncinetto. Io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.